Salve cari amiche ed amici di YouTube che mi seguite in YouTube, qui ancora una volta il vostro Sant'Enchan. Vi voglio proporre un altro argomento che questa volta ha anche a che fare con i libri. Quindi 3, 2, 1. Dicevo, già da giorni lo sentiamo, non so se da un mese o da 15 giorni, che Cristina Raggi si è intoppata nel primo scoglio, ha difficoltà a formare. E adesso vi faccio vedere quello che ho trovato. Proprio così, care amiche ed amici. Raggi, ecco il primo ostacolo. Non riesce a formare la giunta. Virginia Raggi in difficoltà, non riesce a fare la giunta. La Raggi non riesce a fare la giunta, figuriamoci il resto. Raggi va dal seggio in panda, ma il papà non riesce. E qua non appare la scritta, come sempre, ma vabbè, il padre non riesce, che non riesce a fare a votare. Qua poi ad uscire dal parcheggio, ecco qua, c'è un video. Raggi va via via dal seggio in panda, ma il papà non riesce ad uscire dal parcheggio, non so per quale ragione. Insomma, lo avete visto in internet, se ne leggono di cotte e di crude e se ne vedono di filmati sulla Raggi che si è incocciata nel primo scoglio, non riesce a fare la giunta comunale, figuriamoci il resto. E tutto questo non soltanto per colpa della Raggi da sola, ma perché ci sono delle guerre intestine nel Movimento 5 Stelle fra i pentastellati o i grillini. E io già lo avevo affermato e confermato in altri video, se voi li guardate, soprattutto quando parlo di letteratura, ma anche quando faccio colazione, che io già l'avevo previsto. Infatti vi passo a presentare un libro che io vi raccomando di leggere, perché è emblematico di quello che sta succedendo intestinalmente al Movimento 5 Stelle, che ha a che fare con questa guerra intestina. E per capire cosa stia succedendo all'interno del Movimento 5 Stelle, la guerra di potere o le guerre di potere che ci sono fra le varie fazioni, è che tatan, rispolveriamo questo classico, Il ritorno dello Jedi, perché io non ho gli altri due tomi, che è di Guerre Stellari. Non so se avete afferrato il senso. C'è lotta nel movimento pentastellato, leggetevi il libro di Guerre Stellari. Chi sarà Darth Vader? Chi sarà lo Jedi? Io credo che più che un Yabba, un Jedi, un Skywalker, un Millennium Falcon, una principessa, ribelli, morti neri, eccetera, ci abbiano un Yetta nel Movimento 5 Stelle, uno Yettatore. Perché adesso che finalmente stanno al governo almeno di una città, gli va male. Cioè il Movimento 5 Stelle di nuovo ha che finalmente sono riusciti a ridar vita a qualcosa che era morto. Vi ricordate voi quando Bertinotti è stato sconfitto alle elezioni, che si è ritirato? È andato da Bruno Vespa a dire che non faceva più politica perché era un morto politico. Il Bertinotti che ha voluto rivivere il Partito Comunista Italiano con Rifondazione Comunista. Ebbene, poi lo hanno riaffondato, perché dopo hanno fatto altre rifondazioni comuniste che si sono riaffondate.
la Raggi ridato vita a Rifondazione Comunista, nel senso che loro, magari vi dico un segreto che non sapete, sono nazionalpopulisti, ma loro erano ripreso questo dal Partito Comunista Italiano e poi da Rifondazione Comunista di Bertinotti, che hanno sempre tante lotte intestine, si dividono, si scindono fra movimenti interni, partiti esterni, poi si dividono internamente, fanno dei nuovi movimenti, come sempre stato per l'estrema sinistra italiana, e fanno delle alleanze programmatiche esterne, per poi al momento delle elezioni dividersi e perdere, dopo che erano stati uniti tutto l'anno, tutti gli anni prima delle elezioni. Poi arrivano le comunali, le amministrative, le politiche, si dividono e non riescono a fare una coalizione per vincere almeno qualche scagno parlamentare. E quindi, che dire, la Raggi sta in difficoltà, non riesce a fare una giunta comunale. Dove sta tutto questo senso del nuovo che noi ci aspettavamo? Perché tutte queste liti interne? Perché nessuno si fa carico di nessuno, dicevo, si fa carico di appoggiare il movimento sacrificando le proprie posizioni? Perché litigano tutti per salire sulla poltrona del Colle Capitolino come sindaci? In effetti è la Raggi che dovrebbe essere sindaco, però se gli contestano le sue politiche e vogliono loro entrare nel gabinetto, significa che non la rispettano come sindaco, quindi non è rispettata dalla propria base politica. Figuriamoci che cosa potrà fare dopo, se già c'hanno questa intesa all'interno del Movimento 5 Stelle che non la vogliono, non la trattano come sindaca, come sindaca o sindaco. Figuriamoci se la rispettano poi come subordinati. E quindi sono molto preoccupato per la mia Casal Palocco e per tutta la 13ª circoscrizione o il 13esimo comune. Mi sembra che il 10° comune, 13ª circoscrizione. Questo non l'ho capito. Sempre me era sempre 13, 13esimo. Credo che circoscrizione, 10° comune. Però ecco, sta deludendo quest'ultimo aspetto, questa ultima rivelazione del Movimento 5 Stelle. Come i politici del Movimento 5 Stelle a Roma non appoggiano la Raggi, che dopo le vittorie era così raggiante, adesso dall'interno del movimento la vogliono raggirare. E vabbè, sono cose che succedono, la storia di Caino e Abele. Ma io vi ripeto, per capire il conflitto nel Movimento 5 Stelle, leggetevi Guerre Stellari. Perché veramente è un qualche cosa di molto difficile da capire. Come in poco tempo stiano sintetizzando tutti i difetti della politica italiana e dei partiti politici italiani di destra e di sinistra, con tutte le loro beghe interne. Appena sono arrivati al potere, appena hanno vinto queste comunali a Roma e le vinceranno, mi sembra che ci sono ancora dei ballottaggi in altre città, lì nascono i dissapori, le incoerenze e tutto il resto. È veramente molto triste. Però vi lascio, perché volevo fare questa breve considerazione sulla Raggi, che dai suoi è stata raggirata, nonostante fosse molto raggiante dopo la vittoria, ai ballottaggi peraltro, non il primo turno, ai ballottaggi. Però lei era raggiante e adesso la raggirano, o forse lei già raggirerà a noi. Se non riesce a fare una giunta comunale, figuriamoci quante altre cose fa. Sono passati più di 15-30 giorni. Gli vogliamo vedere dei risultati concreti?
se no che deve fare, ritornare marino? Allora, arrivederci a tutte e tutti voi dal vostro Sant'Enciani. Mi raccomando, non lasciate di seguirmi. Abbiamo superato insieme le 300.000 visioni del canale. Spero che YouTube mi arrivi a pagare un giorno. E vi saluto. Ciao, Giuseppe Simone, Andrea Di Pre, Christian Ice e tutti quelli che mi seguite. Adesso c'era una cara amica del Brasile che non mi ricordo il nome. Un grazie a Silvia Evangelista. Silvia Evangelista, che è lei e che sempre mi segue. Silvia Evangelista, grazie molto di seguirmi. Come vedete, ha nel video che gli sono piaciuti molti dei miei video. E poi un grazie a Alessandro Arcangeli, alle Arca e a Ciro Tuttofare, Giuseppe Simone, come ho detto prima, Freddy Fosca, che anche se c'è un linguaggio volgare mi segue sempre, quindi io lo ringrazio di seguirmi. E tante persone che mi seguono, che commentano i miei video. Tanti commentari, come voi potete vedere. Vi ringrazio tutti. Poi di Facebook vi ringrazio per i loro commentari e per seguirmi. Trotta Antonio, Massimiliano Di Venanzio, vediamo un po' se Riccardo Nicolini, Lucio Gelli, Lorenzo Rim Giuliani, Pietro Oca e Leo Turcazze. Come vedete, Pietro Oca, lo ringrazio di seguirmi, Mimmo Corcione, Pier Ludovico Pavoni, che mi segue in Facebook, Riccardo Nicolini, Matteo Montesi, Massimiliano Di Venanzio, Casal Palocco, Enrico Martinelli e Lorenzo Rim Giuliani, che Rim non so se è inglese. E poi vabbè, ci sono Mimmo Corcione, Leo Turcadasse, e ci sono tanti che mi seguono, tanti. Vabbè, io avevo un altro profilo di Facebook, ma adesso mi seguono in 163 persone. Purtroppo tutti quelli che mi seguivano prima non mi seguono più. Beh, vabbè, allora taglio con questo video perché già ho detto quello che dovevo dire, se no si fa difficile da editare. Come vedete nella portata del mio canale, nella mia pagina di Facebook, nel mio muro, c'è la foto di quando io ero giovane, nel 94, presa nell'istituto Samantha Badra, quando era ancora vivo il lama Geshe Sonam Chanchub. C'ho delle registrazioni dei suoi insegnamenti nel mio canale di YouTube. Arrivederci e grazie.